Mondo, buongiorno. Risveglio da Salso Maggiore Terme. Buongiorno. Sì, adesso andiamo a farci le terme. Adesso andiamo a farci le terme a Salso Maggiore Terme. Andiamo a termarci con dei mobili. Stiamo raggiungendo il Claudio perché gli arrivano dei mobili e li aiutiamo a montare. Cos'è, un armadio di una camera? Un armadio, sì. Un armadio IKEA, c'è da ridere. C'è da ridere. Che se non segui le istruzioni non lo monti. Faremo da ridere. Ci facciamo da ridere assieme. Da calzolaio a panettiere a inizio elettricista, certo. Mobilificio. Vedete signori, al rottino, Angelo vi monta pure gli armadi. Stiamo aiutando la signorina Roberta e il signor Claudio a montare due armadi che gli sono arrivati e giustamente il minimo che possiamo fare è aiutarli. Andiamo avanti. Quello che fanno loro per noi è... Eh sì, è il minimo. Cosa stai facendo? Scusa, dormi? Sdraiato lì per terra. 5 minuti, faccio la siesta. Sdraiato lì per terra, non so io. Oh, tanto il primo armadio quasi montato. Dai, guarda che bel lavoretto, sono belli, eh. Ora li mettiamo in camper. Quasi quasi. Usciamo dal tetto. È suonata la campana della mensa. Armadio montato, cassetti messi e abbiamo messo la prima anta che si chiude. Ora poi dopo mangiato mettiamo l'altra che è già qua in fase di preparazione e ci siamo. Ma ora andiamo a mangiare. La fame è brutta, abbiamo già mangiato, ora vi faccio vedere cosa c'è nel piatto. Cosa c'era nel piatto? Passato prossimo. Tutti abbiamo finito praticamente, avevamo fame e non ve l'abbiamo fatto vedere prima. Visto che Jessica è lenta, il secondo ve lo faccio vedere da lei perché il mio è quasi finito già. Coppa arrosto. Mi ha presa anche la Roberta. Buona. Anche io, ma io già ci ho già dato dentro. Invece il Claudio ha preso il pollo all'araba con delle spezie, curcuma. Di solito non mangia gli uccelli. Claudio, devo dire che è buono. Sì? Ah, bene. E poi un po' di patatino al forno e l'insalatina di Jessica. Buon appetito. Abbiamo finito di mangiare, siamo venuti a finire di montare. Finita la pappa, finito anche il montaggio del mobile. Guardate che bello, eh? Tutto montato, c'ha le sue rifiniture qua di alluminio. Questa si apre così. Dentro abbiamo messo il ripiano sopra. Questo è per appendere i vestiti, al contrario del normale, perché hanno scelto un armadio più stretto e quindi i vestiti andranno appesi per così e non per così. Cassettiere sotto e siamo a cavallo. Unico mistero che è rimasto è che hanno messo un punto luce qua, ma non c'è l'interruttore, non si sa come si... Ah, forse così. Buona, ora ritorniamo in giù e abbiamo finito, giusto? Sì. Ora montiamo la cucina, gelatino. Il divano. Gelatino, poi montiamo l'aria condizionata. Sì. Ma non veniva anche quello dell'aria condizionata? No, oggi ha detto di no. Domani. Lunedì o il massimo mercoledì, però dipende dal tempo. Ti ha già dato tutto. Ah, dipende. È successo un miracolo, eh. Siamo riusciti a offrirgli un gelato a Claudio e Roberta. L'abbiamo offerto noi, un miracolo. Infatti si è messa a piovere, siamo scappati in camper. E non abbiamo fatto neanche vedere il gelato perché si è messa a piovere, eravamo senza ombrelli. Nel mentre ci siamo fermati a prendere anche un po' di pesche e noci, pomodori, finocchi, fragoline, favette per Pippo e banane, che gli piacciono. Guardate come mangia la favetta questo bambino. Sei contento, amore, che mangi la favina? Ora arriviamo, andiamo a prendere il caffettino, che cioè ci devono offrire il caffettino, Claudia e Roberta. Poi io mi devo sistemare la valigetta degli attrezzi, così butto via la vecchia, visto che qua c'è tutta la plastica e quindi non è un problema. Poi sistemiamo un po' il tutto e domani ci dobbiamo mettere in movimento. Ma prima, domani bisogna andare a prendere il formaggio che vuole Jessica, perché qua c'è i posti che fanno il formaggio che dice lei, non so di cosa si tratti. Domani lo vedremo assieme, dai. Ora gli facciamo un nocciolino per lei. Andiamo di là. Invece prendo il caffettino col Claudio. Oggi giornata impegnativa. È volata la giornata. Dopo l'armadio il gelatino. Dopo il gelatino abbiamo sistemato una stampante. Ora cosa stiamo facendo? Merenda. Scaldati gli spaghetti di ieri sera e li mangiamo perché non si butta via niente. Poi ho fatto un po' di salsiccina, un po' di insalatina. E anche stasera da mangiare non ce lo toglie nessuno. No, non ci manca. È alla faccia di chi ci vuole male. Buon appetito a tutti e ci vediamo dopo cena. Ciao a tutti. Allora io ho deciso di dormire nel camper di Claudio e Roberto. Ma dove ti metti? In mezzo non ti... Sei un po' troppo grosso. No, ti puoi mettere così, fai scendere le... Sdraiato, tac. Cioè guardate la vivibilità di questo camper.
Quanto sì, spazio così. Mi sdraio qua, dormo qua io. Lì, puoi dormire lì. Troppo bello sto campo. Cioè... Non facciamo bella pubblicità su sto camper, sennò poi lo vogliono tutti. No, no, questo sì, ne abbiamo passato sul mio cadavere. È prenotato. Ne voglio comprare un altro che ce l'ha da Campi Sport Magenta a 18.000 euro in più di quello che dovrebbe costare, vanno là. Sì. Questo, con questa targa, GF, è mio. Grande fratello, Big Brother. Dopo questa giornata e questa serata, buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Buongiorno mondo, risveglio da Salso Maggiore. Siamo già operativi, ci siamo messi qua, facciamo carico e scarico. Claudio e la Roberta sono là che si stanno preparando. Noi abbiamo anticipato per non essere in ritardo di quando dobbiamo muoverci. E niente, ora andiamo assieme. Ci accompagnano in un caseificio a prendere del formaggio che vuole Jessica. Tanto ve lo facciamo vedere che se è buono chiedi passaggio o fermarsi a prenderlo. Poi noi dobbiamo andare in direzione Modena, dove avevamo montato l'alternatore, per chiedere delle informazioni e delle precisazioni che non mi sono chiare, cioè ci sono cose, io sapete come sono, non ci devo mettere il naso fino all'ultimo e prima di dire come mi trovo devo essere sicuro, quindi devo ripassare per delle info e per ritirarmi il mio alternatore vecchio. Fatto questo, poi direzione Bologna a vederci con un signore che voleva vedere di fare degli upgrade sul camperozzo e poi c'è un altro spostamento molto più lungo, però ce la faremo, dai. Mi dovresti passare le bottiglie, però se le riempo qua fuori. Ah, già. Vabbè, ma le passo al filtro. Boh, però si è detto che è buona, che la puoi bere da qua, no? O come vuoi? Salve dal filtro. Vabbè, hai detto buongiorno? Sì, ho detto non so, buongiorno. Ma magari ti ho parlato sopra io. Come sempre. Tanto per cangio. Buongiorno. Buongiorno. Ci facciamo carico e scarico e ci mettiamo in azione. Salutiamo il Claudio e la Roberta. Presto però ci rivediamo. Ci vediamo poi strada facendo. Quindi fai da lì, le sciacquo fuori magari? No, vabbè, boh, basta. Non dico più niente, sennò qui mi sgridano tutti. Faccio io. Fa tutto lei. Boh, io non faccio più niente. Bravo. Che bello, faccio il signore. Se faccio il signore. Faccio io. E io sono diventato montatore di mobili. E tu invece, patatino di papà, cosa stai facendo? La pappona come sempre. Cosa ti ha dato la mamma? Il melograno? Che buono questo melograno dei miei bambini. Adesso gli ho comprato le fave. E gli piacciono. Le dai crude, lui ci gioca, gli piacciono. Beh, in teoria anche il melograno devi darglielo intero, che lui si sbatte, ci gioca. Invece no, te lo devi viziare. È il mio bambino. Non c'hanno più bambini piccoli. E basta. Lui. C'ho lui e vizio lui, no? Cioè, invece è mortadella? Fa il geloso. Sì. Lo diciamo perché ora sta ancora dormendo. Cristo è geloso. Tu? E mortadella dov'è? Come che sia? Fa la nanna? E perché ha fatto la guardia tutta la notte, bella stellina anche lei. Cosa vuoi che faccia? Terminiamo il nostro carico. Lo scarico l'abbiamo fatto laggiù perché? Laggiù in fondo a destra c'è il carico e scarico. Ma mi diceva il Claudio che parlando con gente del posto gli hanno detto che qui, dove siamo ora noi, l'acqua è più buona che laggiù. Secondo me è lo stesso tubo, secondo Claudio anche, però metto per non sapere né né scrivere, facciamo il carico qui, lo scarico là. Quindi là abbiamo fatto lo scarico e qui stiamo facendo il carico. Boh, la giornata oggi. Solo a pecorelle, davano brutto tutta la settimana, acqua all'80%, e invece è così. Speriamo che nelle direzioni dove andiamo noi non becchiamo brutto tempo. Ma come sempre al tempo non si comanda e quindi bisogna vedere quello che ci troviamo e non fare tante storie. A dopo. Santificazione in atto prima di avviarsi e si parte. Ci vuole abbastanza in casa su quattro ruote. Partiti. Il Claudio si ferma qui al Conad a ritirare un pacco nell'Amazon Locker. Noi proseguiamo 200-300 metri come ci hanno detto loro, perché ci hanno fatto provare uno yogurt di un prodotto artigianale, che ci sono le macchinette poco più avanti qua. C'è il kefir, che sono fermenti per Jessica compostitica. E in più c'è lo yogurt. E c'è anche lo yogurt e il latte. Sì, ma è buonissimo. Sì. C'è una macchinetta che la vediamo sulla strada, ha detto che vende i prodotti. Poi vi metto poco più avanti, sulla destra c'è il parcheggio. Uldosso. Aia. Aia. Ma quella là la macchinetta. Ingresso negozio no? Dici? Sì. No, fermata del pullman. No, latte e yogurt. Ah sì. Eccola lì la macchinetta, allora la facciamo vedere. Sarebbe perfetto anche se si riuscisse a chiamare la Ford e fare quel discorso della centralina. È tanto frettissima oggi, non c'è però. Dopo lì lo chiediamo al Claudio, perché praticamente ora rifaccio della macchinetta. Allora,
yogurt. Ma c'è anche il burro. C'è anche il burro. Ah, kefir. Un euro, buono. Ah, c'è anche la fragola. Sì, kefir alla fragola. Yogurtello del secchiello. Solo latte di tè. Proviamo a prendere qualcosina. Poi cosa c'è? Qui sono yogurt al caffè, alla banana, alla fragola, al miele, yogurt bianco forse, nocciola. E ce n'è? Vabbè, ne prendiamo 2 o 3. Sì, dai, tanto comunque un mese ce l'hanno di scadenza, mi sembra, quindi... Abbiamo fatto un po' di spesa. Yogurt alla vaniglia, acqua di kefir ai frutti rossi. Io ho preso... Yogurt alla nocciola. Yogurt alla nocciola, il kefir alla fragola, quello normale... E uno yogurtino questo qua. Ha preso l'acqua anche scaduta. L'acqua scaduta ho preso. Scaduta, però vabbè. È acqua. Ah, sì, è... Tanto se deve aiutarti ad andare in bagno ci vai perché è scaduta. Ci vado perché è scaduta. Boom, assaggiamo l'acqua al kefir alla fragola. Ah, no, ai frutti rossi. Mle? Acqua sa ai frutti rossi. Però se ci sono i cristalli di kefir. Eh beh sì, frutti rossi, sambuco, quella roba lì è un po', poi non c'ha zuccheri, non c'ha latte, non c'ha niente. Mirtillo, sambuco, ribes, canina con fermenti lattici vivi, del kefir d'acqua. Già il... I fermenti lattici saranno morti, non vivi, perché è caduto. Ora direzione Formaggiaro. Arrivate alla bottega del... non mi ricordo, Coduro Vendita? La bottega del Coduro? Cos'è il Coduro? Qui, la zona. Ah, ok. Quindi siamo venuti alla bottega del Coduro. Se i prodotti poi saranno buoni lo dirà Jessica, ma se ce lo consegnano Claudio e la Roberta ci fidiamo ciecamente. Quindi chi si trova in queste zone venite qua, poi vi facciamo vedere anche i prodotti interni. Niente, qui sei nel tuo mondo, eh? 4. Qua sei nel tuo mondo. Non sai più cosa scegliere. Però ci può... Spettacolo. Quella è coppa? Fiocco. Guarda quanti prodottini tipici che ci sono. Che spettacolo. C'è il mondo già più di Emiliano, vini, noi non me lo intendo. Un lattello. Wow. Guardate la quante forme, che spettacolo. Wow. Si può? Per me. C'è anche la, lo stanno anche producendo in questo momento, il parmigiano. Se vuole e si può far vedere? Sì, sì, vada. Sta facendo le cure, vedi? Ah, perché qua è reparto pronto per no, perché fa bene per la rieducazione dopo il gesso. Ah. La scotta, metti dentro la mano, aiuta. Ma dai. Vinci. C'è sempre da imparare. Era il fisiatra dei nostri vecchi. Che però continua a funzionare. Continua a funzionare. Nonostante andata avanti la medicina, i vecchi metodi funzionano sempre. Arrivederci, spettacolo. Ecco. Tutte le forme. Wow. Siamo usciti dal negozio, qua tutti che mangiano formaggio e io che guardo. Tosone. Bravi, bravi, questo è il tosone. Per chi non sapesse cos'è il tosone, praticamente sono dei ritagli, chiamiamoli così, quando viene messo il latte nella forma che viene schiacciato, quello che avanza viene ritagliato. È mangiato fresco. Loro dicono che è buono, io mi fido, io non lo mangio, quindi. Diciamo che io mi sono preso un salame, 2 salamini. E va bene così. Fanno anche delle merende, quindi per chi volesse venire qua a fare le merende, fanno anche le merende. Ora noi non abbiamo il tempo di farlo, ma speriamo la prossima volta di venire con un po' più tempo e poter fare una merenda qua assieme al Claudio e alla Roberta. Il posto direi che è molto bello e fanno anche le visite guidate, perché avete visto che a noi ci hanno fatto entrare a vedere dentro, ma ci siamo fermati lì perché eravamo senza cappa, senza niente, quindi alla porta vi ho fatto vedere il laboratorio. Ma c'è un gruppo di signori tedeschi, credo, inglesi, che gli stavano facendo una visita guidata di come fanno tutti i vari processi, le varie cose. Quindi chi fosse interessato, caseificio Coduro, è un bel posto, gentilissimi, cordialissimi e prodotti direi buoni.
Ora ci prendiamo un caffettino, così quello lo prendo anch'io, e poi ci mettiamo in movimento. Motori accesi, abbiamo salutato il Claudio e la Roberta. Loro vanno a Parma per cose loro, noi dobbiamo andare a Modena, direzione Modena. Via. Prima di entrare in autostrada, dopo i saluti, facciamo un po' di gasolio, così non lo facciamo in autostrada, che costa ancora di più e che qua è un po' caruccio. 1,719, ma visto che in autostrada sicuramente è più caro, te lo faccio qua, almeno mi tolgo il problema. Tanto sono centesimi, non è tanto. Usciti dall'autostrada, siamo quasi di nuovo, cioè di nuovo, siamo quasi arrivati a destinazione, a Mirandola, no, vicino a Mirandola. Beh ragazzi, l'alternatore, ci siamo quasi, eh. Non so poi se ci muoviamo su, beh, intanto dobbiamo vedere cosa ci dicono, cosa ci fanno, com'è la situazione. E poi decidere come muoverci, se mangiare lì vicino o spostarci già, vediamo. Perché i tempi sono strettissimi. Allora, siamo ripartiti dal GS Audio dove abbiamo messo l'alternatore. E ho chiesto un po' di info, mi ha dato il pezzo che mi doveva già dare l'altra volta, ma che l'aveva finite. Gli ho chiesto poi perché praticamente al minimo mi scende un po' troppo la tensione, mi sganciano di sì di sì. Volevo capire il problema, mi ha dato un po' di chance, di soluzioni da provare. Ora poi le proverò appena e quando ci avrò tempo, non so. Questo è un altro piccolo dettaglio che bisognerà vedere. E ora stiamo ripartendo direzione Bologna per un sopralluogo, teoricamente un upgrade, ma vediamo come si movimenta la cosa. Quindi vamos, direzione Bologna, dove già l'anno scorso eravamo stati a rifare il cambio del nostro camperozzo. Allora, strada facendo abbiamo trovato una trattoria che non mi ricorderò il nome, rimane diciamo sulla strada. Questa qua, abbiamo chiesto se ci possiamo parcheggiare qui. Andiamo a mangiare. L'ha trovata Jessica, è una trattoria tipica che fa prodotti emiliani, quindi abbiamo detto concediamoci questo lusso. Strada facendo, stamattina ci siamo svegliati presto, non c'era niente diciamo di pronto, facile da fare subito, e abbiamo deciso di fermarci qua a mangiare un boccone. Faranno un menù diario, un menù giornaliero tipo da operaio, ecco, quindi niente di particolare, ma andiamo a mangiare ora. Facciamo fare la pipì a Bernice, abbiamo acceso l'aria condizionata e andiamo. Allora, il nome della trattoria, come lo sono dimenticato prima, è Trattoria Il Torchietto, cucina e tradizione emiliana. Qua c'è il menù, c'è il QR. Ora stavamo valutando di prenderci salumi misti con gnocchetto fritto da dividere e provare. E poi abbiamo visto che hanno grigliata di carne al torchietto, c'è un po' di misto di carne, prendiamo magari 2x3, vediamo cosa ci consiglia la signora. Se basta 2x3 o ce ne vogliono 3 o una, vediamo cosa ci dice. E abbiamo anche posto VIP per noi. Per altri magari no, però per noi VIP. Vediamo il campo. Casa su quattro ruote laggiù e noi qui sedute a tavola, spettacolo. Sì. Arrivato il piattino di salumi con il gnocchetto fritto. Buon appetito a tutti. Ci vediamo dopo con la taglia, con la grigliata di carne. Buon appetito. Grigliata per due, arrivata. Ora ce la sbraniamo e vi diciamo com'è. Se è buona o non è buona. O se bisogna prendere un'altra. Che dici tu? Io se ne mangio mezza e mezza a chiette la. Andiamo a Pippotto. A pannocchietta che gli una piace. Una per te e una per papà. E tu non la mangi? Figurati. Come procede? Mi sembra un po' Pippo. Che ti mangi la pannocchietta? Buono. Buono, però tutto. Buono la ciccia. Buona. Mini bro? Buona. Te gusta? Sì. Bien. Come a todo. Allora, grigliatina l'abbiamo sbranata. Le verdurine anche. E ora, come al solito... No, non è mia. Sì, è dove, no, te l'hai preso tu. No. Dolcino. Mascarpone con la Nutella. Io e il bro. Saggia, fai la chiavia. Rulli di tamburo. Ma la cavia Nutella la posso fare anche io. Guarda, guarda, falla vedere, falla vedere, falla vedere. La cavia posso farla anch'io. Penso sì che stiamo buoni. Buono. Si sente molto la Nutella a confronto. Sì. La Nutella è un po' più forte come gusto. Come contrasto. Buono. Siamo alzati. Abbiamo pagato il conto. Ora ci prendiamo un caffettino sul nostro camperozzo, perché quello sapete che è inutile che continui a prenderli in giro. Lo prendo a casa nostra almeno. Siamo tranquilli. Spesi 76 euro. Abbiamo preso l'antipasto, le 3 Coca-Cola, le 2 grigliate, i 2 dolci. E basta. Buono, ci sta.
non è economicissimo per essere una trattoria. Ah sì, cioè, era un po' una trattoria un po' più VIP, noi cercavamo la trattoria più da operaio, non tanto per il crosto, proprio per un po' per tutto. Da. Mangiare buono, però anche per il costo, sì. Sicuramente sarebbe stato. Ora caffettino e andiamo. Qui i miei bambini come stanno? Oh, buongiorno! Ehi! Piano! Panzerottina! Caffettino! E si parte! Buon! Caffettino preso, ci mettiamo in viaggio! Un'oretta e siamo arrivati, no? Eh sì, più o meno sì. Usciti dall'autostrada Bologna, Fiera abbiamo preso, ora ci stiamo immettendo sulla tangenziale. 5 km e siamo arrivati. Ora vediamo perché il signore, no, gli ho scritto, l'ho chiamato, non mi ha risposto, quindi vediamo un attimino come si evolve la situazione e niente, vi teniamo aggiornati. Traffico moderato sulla tangenziale ovest, direzione, vedete lì c'è il cartello Imola, svincoli, uscita ed entrata chiusi. Niente, siamo a cavallo del Ciuccio. Allora, siamo arrivati a destinazione. Il camper è qui alle nostre spalle, al nostro fianco. Ora bisogna aspettare il padrone che ci risponda e ci dica qualcosa, perché l'appuntamento era domani mattina. Speriamo che riusciamo a fare già oggi, in modo che anticipiamo un giorno e boh, vediamo cosa ci dice, cosa... Boh, facciamo sapere, oggi facciamo un caffettino time. È la cipollina di papà. Sei la cipollina di papà. Sei la mia cipollina, sei. Sei la mia cipollina, sei, lo sai? Sei la mia cipolletta qua. Ragazzuoli, sopralluogo al camperozzo fatto. Ha iniziato anche a piovere purtroppo, ma vabbè, non è un problema. Siamo riusciti a fare quello che c'era da fare. Ci spostiamo, andiamo a uno skatepark di Christian che ha visto qua vicino. Vediamo se è aperto, se esiste, se è bello, tutto quello che c'è da vedere. E va un paio d'ore lì, percorre un po' che non va con lo skatepark. Noi ci facciamo un'ora di relax mentre lui fa un'ora di stress. E poi andiamo in un'area che trovo. Un'ora di stress, un'ora di... anche per lui relax. Vabbè, sì, di stress nel senso sì, di sport, di attività, di movimento, sì. E poi niente, ha trovato un'area Jessica? Sì, scendendo in giù, da qua mi dava, mi sembra 20 18 km, 18.000 km. No, 20 minuti, adesso spero che però mi rimanga per strada. Vabbè, comunque... iniziamo ad andare alla pista dello skate, e già è qualcosa. Siamo arrivati nel punto, dovrebbe essere dentro a quel capannone. Boh, ora andiamo a vedere come la situa. Il Chris si sta preparando. Via, partiamo col bro. Si è messo in moto e andiamo a vedere come funziona lì lo skatepark. Niente, siamo già di rientro. Sei andato sullo skate, sul monopattino? Sì, ci sto andando. Purtroppo oggi ci sono in questo orario delle ore di lezione di skate, quindi non possono far girare, diciamo, i liberi senza cioè per di più col monopattino, perché sono ore di skate. Ci sono dei giorni predefiniti quando sono orari liberi, però noi siamo di passaggio e avevamo 2 ore di buca e abbiamo detto se si poteva andare bene, se no la prossima volta. Vicino, però. Se si è piovuto sarà bagnato, vuoi passare a vedere? Andiamo a vedere. È qui dietro. Andiamo a vedere, ce n'è uno gratuito, vediamo se esiste ancora, se è praticabile, se non è bagnato. Vamo. Siamo arrivati in quella che c'è a 1 km neanche, però mi sa che è bagnata perché ha piovuto, quindi non so se può andare lì. Vediamo cosa dice. Niente, ho posteggiato un attimo che alla fine mi sa che ci va ugualmente un pochettino. Andiamo a vedere. Almeno fa qualcosa. Anche solo 10 minuti da fare 2 rampe. Capisco che può essere già tanto. Vediamo cosa dice. Che? Beh, però non sono così bagnate, dai. Stai un po' o cosa fai? Allora me ne vado in camper. Buono, mentre il Chris è preso il casco e va a girare un pochettino. Ci arriviamo, siamo qua, Pippo. Io e Jessica anche siamo usciti un attimo, che facciamo fare pipì a Bernice. Già che non piove e stiamo qua davanti a fare 2 passi un po' così, giusto, da prendere una mezza boccata d'aria, dai. Camperozzo è lì e ne siamo qui. Cazzo le rampe? Eh? Le
Vabbè, perlomeno è gratis, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo risparmiato. Siamo, presumo che siamo in qualche paesino un po' fuori mano. Anche perché non c'è niente intorno a noi a parte questi edifici. Qui, poi zona mezza industriale, quindi. Non c'è niente. Avete mai vista Bernice Allegra che... Guardatela che bella che è. Sente il fresco. C'hai quattro denti, ti cadono. C'hai quattro denti, ti cadono quei denti. Prendi. Cosa fai? Dov'è Cristian? Prendilo. Prendi Cristian. Ma basta, è già finito lo sprint. Vieni? No, vieni. Poveri. Vieni. Basta. Io ora mi faccio male. Guarda, faccio ombrella. Ombrella. Bene. Facile. Ah, facile fare ombrella. Pesi in avanti. Pesi in avanti. Ora da lì scendi. Pesi in avanti e metti il piede così per frenare, sennò ti ammazzi. A vedere. Non fare così. Sei indeciso. Appena appena. Se metto il peso in avanti, se, ti dico la dinamica. Se metto il peso in avanti, si punta la ruota davanti e ci lascio i denti per terra. Okay. Se la metti indietro, cari ci di spacco culo. La schiena. Guarda, ma è meglio il culo, eh. Guarda, Se tirati giù col culo. Per te è semplice, pesi 40 kg. No, se metto il peso indietro non c'è questo. No, no, si perde. Meglio se non c'è niente. Vabbè, lasciamo a Cristian, va Giovanni. Che è meglio. Tu continua a fare quello che devi fare, che è meglio. Continuiamo a guardare che nessuno ci porti via al campo. Ma porca miseria, solo a noi ci possono succedere queste cose. C'era da registrare, cavolo. C'è due camper, no? È arrivata una macchina della fermata, noi eravamo lì. E a un certo punto scende il tizio con una torcia in mano. Io ero di schiena, non l'ho visto. Cristian mi fa, ma cosa fa? No, quello? Io gli ho detto, ma cosa sta facendo quello? E mi giro, c'era il tizio dalla ruota davanti che controllava da passaruota le pastiglie. Ho detto, oh, beh, non è di chi che metto il camper? Di Gianfranco? No, di, vabbè, ho detto un nome. Ha detto un nome. Però non è mio il camper. Ah, non è di, no, non è di, è mio. Vabbè, le pastiglie ce l'hai, mi fa. Lo so che ce le sono nuove. E poi guardate, c'era l'altro, essendo che noi siamo più avanti, di un amico che doveva controllare se aveva i freni e quant'altro. Solo che essendo il nostro copriva. Ma sì, lui è arrivato da là, il primo camper non sapeva di, cioè, sa che qua ce n'è sempre solo uno. Ma non... sì. E poi gli ho chiesto info, già che in merito. Scusa, già che è un anno che ho un problema che nessuno riesce a risolvere. Ma no, 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 guarda, se hai già fatto tutto quello, non voglio sapere. Pensa un po'. Vabbè. Vai, a dopo. Però lui mi ha consigliato di andare in un'officina e non dirgli che gli ho fatto tutti questi lavori. Mi ha detto, vai lì e digli che c'è quel problema, vedi cosa ti dice. E gli ho detto, sì, così si può iniziare a cambiarmi i pezzi. Con già... No, ti fai fare, no? Dici, c'è sto problema, cos'è? Se inizi a dirti bisogna cambiare questo, bisogna cambiare quello, bisogna cambiare l'altro, dici no, guarda, ho già fatto queste cose, cioè, glielo dici, poi nel senso non ti fai... Vabbè, vedremo. Però ha anche detto che a lui è successo lunedì questo, metto, non penso sia il tuo caso perché lì dava spie davi errori. Una 500 ha saltato un dente della distribuzione e non rendeva il motore, era fuori fase ma andava. Ma il nostro rende, il nostro non ha... Sì, non ha errori, non ha niente, però non vorrei quella volta che sono andato a provarlo quando ha fatto la pompa, che si è spento perché si era spostato il sensore, potrebbe in quel momento saltare il dente. La distribuzione la puoi anche variare, come l'audio io l'avevo anticipata per avere più resa, l'anticipi tanto con gli SHM a fasatura variabile. Però non dovrebbe fare quel problema lì. No, perché più che altro lui dice, è strano che poi a caldo, non, cioè se accendi la ventola cioè, non lo c'entra fa. Niente. Se è fuori fase, è fuori fase. Ah. E comunque ti dà l'errore in centralina, fuori fase. Come, cioè, come già c'era come era già successo. Che gli ho detto, no, quello l'ho già fatto. Vabbè. Buon, si è fatta una certa.
8 e 16 e ci vogliono 24 minuti. Arrivare alla meta prestabilita. Sì, un'area camper. Un'area camper gratuita, che è per strada dove dobbiamo andare. Vamo! Accendiamo i motori e si parte. Siamo giunti praticamente a destinazione. Allora, qua svoltiamo a destra. Ce n'è posto. Poi la tua destinazione si troverà sulla destra. L'area sarebbe questa praticamente. Parcheggiamo e poi niente. Vabbè, non è che c'è da vedere chissà che cosa. No? Le parcheggi. Sì, c'è niente di che da vedere, mi sa qua. Però tanto noi ci serve come appoggio. Si dorme notte, e poi domani si parte. Cena pronta. Mi è scaldato la pelle dell'altro giorno, così non si butta. Lì c'abbiamo un po' di asparagi e le fragoline per dopo. Tu Pippo, qua è meglio che non stai ora. Vola. Buon appetito a tutti. Voi ditemi se è normale mangiare. Davanti quello che si mangia il formaggio mesi. Lì. Questa che si mangia le croste dei formaggi qua. Mamma che buono. Io sono qua che c'è una puzza di formaggio. Che vado al ristorante ora. Tira poi lì il gorgonzolo. Per me è questo. Basta. Già se l'hai mangiato anche lei. Anche ora, io. Ora me lo mangio tu da solo. Dopo l'angoscia di mangiare formaggi qua tutti quanti, mi sono mangiato salamino. Mi sono mangiato le fragoline. Ho dovuto tappare il naso per mangiare il salamino. Devo mettere un aspiratore. C'è un caccia odore. O vado fuori io o andate fuori voi. Mica si sente così tanto, mica il gorgonzola. Vabbè. Come stai? Sono così. Sono bello perché piaccio perché sono bello. Che compo della? Ronza? Certo. Niente, ora lavaggio piatti. Cose che non consumano. Meno 30 amperi di assorbimento. Pure. Guarda, meno 26, meno 10. Ora parte, meno 17, meno 23, meno 20 ampere circa. C'è che consumo? Che tantissima corrente, così rimani senza batteria, se siamo al 98%. E basta. Vabbè, io vado a farmi invece una bella doccetta, che è meglio.